Buongiorno amici, bentrovati. Questo è un video dal centro commerciale. È domenica mattina, 8:30. Sono qua per altri motivi, però volevo farvi vedere un annuncio di lavoro, visto che in Italia parlate di salario minimo, no? Volevo farvi vedere questa cosa. Costa, la catena tipo Starbucks, no? Catena di caffè, stanno assumendo dei team leader a 11,50 l'ora, che poi dice aumenterà con la formazione. E sono andato su Google a fare due conti e vedere quanto è questo 11,50 l'ora. Questo è il team leader. Allora, con 11,50 l'ora il team leader guadagnerebbe circa, dice, 23.600 l'anno lordi. Io l'ho abbassato a 22.000 perché ho detto magari malattie, ferie. Mettiamo che sia 20, 21.000, 22.000. Ecco, dopo le tasse, questo è uno stipendio di circa 1.580 sterline al mese. Ok? 22.000 sono 1.580 al mese. Visto che in Italia parlate di stipendio minimum wage, ora mi direte sì, ma 11,50 è per il team leader. Invece per la persona normale appena assunta, il barista base, quanto sarà? Sarà 10,50, perché meno di 10,50 non si può pagare in Inghilterra, quindi sarà una sterlina in meno. Quindi magari al posto di 1.590 prenderà 1.500, 1.480, non lo so, giù di lì è cifre approssimative. Questo era per dirvi quanto paga una caffetteria in Inghilterra, in una grande catena. Ora non so se hanno anche delle mance, se c'è qualcosa in più da contare, però per un lavoro che non richiede nessuna qualifica, giusto per iniziare, per mantenersi, poi team leader, che team leader sembra un parolone, ma team leader semplicemente è il coordinatore dei baristi, non è che chissà ci vogliono quali skill, quali lauree. Quindi 11,50 il team leader, 10,50 l'operatore base. Quindi 1.500 non te li toglie nessuno in Inghilterra se vuoi lavorare. Di lavoro ce n'è tanto, certo non è il massimo della vita, però rispetto a prendere quello che vi danno in Italia, che è molto minore a fronte di titoli di studio, master, eccetera, direi che siamo su un altro pianeta, ma già lo sapevate, però nel dubbio io ve lo ripeto, giusto per ricordarvelo, ok? Ciao, buona domenica.